troviamo nell'azienda agraria sperimentale Stuart in provincia di Parma. Con noi c'è Ilaria Negri dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che è a capo del progetto Contralis. Professoressa, qual è l'impatto della cimice asiatica sull'agricoltura italiana? La cimice asiatica è un insetto arrivato in Italia ormai da una decina d'anni e è un insetto altamente polifago, cioè si nutre di una grande varietà di frutticole ed orticole, ma anche di piante selvatiche, e quindi la lotta nei confronti di questo insetto è particolarmente ostica, proprio perché ha tante fonti alimentari a disposizione. Inoltre, questo insetto è anche molto mobile, reattivo e quindi particolarmente sensibile all'effetto repellente degli insetticidi. Ecco, professoressa, in quale modo il progetto Contralis prova a difendere le colture agrarie dalla cimice asiatica? Stiamo sperimentando l'insediamento di una doppia barriera protettiva delle colture, costituita all'esterno da un perimetro di una fascia di inerbimento con una essenza particolarmente appetita dalla cimice, perché è vero che è polifaga, ma anche lei ha delle preferenze alimentari. L'attrattività di questa fascia di inerbimento viene aumentata dalla presenza di feromoni di aggregazione e in base ai dati di monitoraggio questa fascia di inerbimento viene trattata con insetticidi, quindi gli insetticidi non colpiscono la coltura. La seconda cintura di protezione consiste nel trattare le piante perimetrali della coltura con le zeoliti. Le zeoliti sono dei minerali che assorbono l'acqua e quindi creano un microclima più secco, più arido, meno idoneo allo stazionamento e all'arrivo della cimice. Ecco, siamo con Sandro Cornali, che ha seguito da vicino la messa in atto del protocollo di difesa. Ci puoi spiegare in quale modo sono state impostate le prove? Allora, il progetto Contralis presso azienda Stuart è iniziato già nell'autunno 2020, in particolare a novembre, circa verso il 10 novembre, è stata seminata una fascia perimetrale di favino, quindi favino coltura autunnale. Questo favino è nato regolarmente, quindi poi durante primavera ha proseguito il suo ciclo. Verso la fine aprile è stata seminata una fascia perimetrale di soia. Soia quindi leguminosa a semina primaverile, che il cui ciclo poi prosegue fino a, diciamo, autunno inoltrato. E la coltura oggetto della prova era il pomodoro da industria. In questo caso è stato trapiantato un pomodoro in epoca tardiva, circa il 10 giugno. Si è scelto appunto un'epoca molto tardiva, in quanto per essere sicuri poi che di avere poi in settembre un attacco, diciamo così, consistente o comunque significativo di cimice. Naturalmente attorno al campo e a zone limitrofe sono state posizionate delle trappole a ferormoni che consentivano di effettuare un continuo monitoraggio della cimice, quindi del suo ciclo biologico e dei suoi spostamenti. Verso fine agosto il rilievo delle trappole ha rilevato comunque un numero consistente di individui e da questo momento in poi che sono stati fatti poi i trattamenti. In questo caso i trattamenti in questo progetto riguardavano innanzitutto la fascia di soia. Da una parte, in una parte del campo è stato utilizzato un prodotto chimico, in un'altra parte del campo un prodotto biologico, quindi una pietrina naturale. Invece il pomodoro invece è stato oggetto di trattamenti a base di zeolite cubana. In particolare sono stati trattati solo le file esterne. E dato praticamente la numerosità poi di cimici, questi trattamenti sono stati ripetuti verso il 14 settembre, dove appunto sono stati rifatti il trattamento chimico e biologico lungo la fascia di soia e il trattamento alle file esterne di pomodoro con le zeoliti cubane.
Quali sono i risultati di questi trattamenti? La difesa è stata efficace? I dati sono ancora in fase di elaborazione e non sono ancora completi. Ecco, dai primi rilievi abbiamo potuto constatare che comunque i danni sul pomodoro praticamente sono stati nulli o trascurabili, insomma. Ecco, siamo con Sergio Tombesi, professore sempre dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che ha seguito la parte di sperimentazione sulle pere. Professore, com'è andata questa annata di sperimentazione? Allora, la sperimentazione è stata fortemente condizionata quest'anno dall'andamento stagionale nel mese di marzo, che come sappiamo tutti ha causato una forte riduzione, se non un azzeramento, della produzione di pere, soprattutto nelle cultivar precoci. Nel progetto noi avevamo l'obiettivo di andare a costituire un inerbimento che si andava a collocare nella zona, nel sottofila, in modo da diventare attrattivo per l'insetto. Quest'anno abbiamo notato alcune problematiche, soprattutto relative alla competitività della coltura arborea, che andava a ombreggiare eccessivamente l'inerbimento e quindi ne riduceva quella che era lo sviluppo e l'attrattività per l'insetto. Ci proponiamo comunque sia l'anno prossimo di andare a verificare, sperando in un andamento stagionale più favorevole, l'efficacia dei trattamenti, quindi dell'inerbimento nell'attrarre l'insetto e quindi di compensare quelli che sono diciamo la diffusione ampia che comunque sia abbiamo registrato anche quest'anno e i danni che si sono mostrati anche anche sui pochi frutti che erano rimasti nonostante la gelata primaverile che abbiamo avuto.